Quindi il tema è sempre quello dell'11 marzo in cui devono decidere se dare via libera ai bandi consentendo all'opera di proseguire oppure no. E tutto il resto ormai sono parole che rischiano di diventare anche un po' stucchevoli, decidano. Noi ci comporteremo di conseguenza, insomma, non... la mini TAV è una bufala, questo è bene che lo sappia, visto che oggi il sottosegretario Rixi torna sul tema, è una bufala perché o vuol dire soltanto spostare avanti 2 o 3 anni i lavori, ma questo non cambia la sostanza, oppure vuol dire tagliare fuori Torino, vuol dire tagliare fuori lo scalo di Orbassano e vuol dire soprattutto far tagliarla fuori, intasarla, per quando ci saranno tutti i treni sulla linea storica attuale nel tratto urbanizzato fra Alpignano e Torino non possono passare treni pendolari, treni locali più i treni merci internazionali e più i treni passeggeri internazionali. Quindi ripeto, la mini TAV c'è già, se vogliono posporre di qualche anno i lavori quello rientra nella fisiologia, ma la minità, cioè, quindi facciano partire i bandi sul progetto così com'è e non perdiamo altro tempo.